Street Clerks, buongiorno. Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno, buongiorno. Spingetevi un po', vado un po' più indietro io, va. Allora, da dove cominciamo? Cioè, come sono nati? Cioè, io vi conosco come tanti perché siete comparsi a X Factor. Da lì in poi è stata la cavalcata delle Valchirie, ma come vi siete conosciuti? Allora, inizialmente eravamo quattro ragazzi di Firenze che suonavamo ognuno col proprio gruppo, poi ci siamo uniti io e Francesco, poi io e Cosimo. Che è il batterista, che è il bassista. E io sono una chitarra accanto. Nel frattempo Alexander giocava a calcio, diceva, giocava nell'Empoli, insomma. Ah beh, quindi a livelli... Sì, allora, quando ci siamo conosciuti noi no, però insomma, a 14 anni diciamo nell'Empoli, poi sì, ho visto Cosimo suonare in un locale, mi è piaciuto, allora abbiamo messo una band su io e Cosimo per un giorno, quindi per quel giorno eravamo tre band praticamente. Però sei la parte anglofona, perché sono la parte anglofona, porta, sì. Sei quello che porta un po' di blog, un po' di charme, un po' di jambe morte all'apparenza. Beh, almeno l'inglese è corretto, perché ogni tanto vedo dei giovani artisti italiani che fanno inglese, li ascolto e molti dicono: ma che lingua è? Sì, infatti capita, no vabbè, per fortuna io sono bilingue, quindi in teoria non dovrei sbagliare, quindi vabbè. Può parlare inglese o americano? Ah certo, con le due cadenze diverse. E a quel punto Cosimo ha contattato Vale e abbiamo cominciato a suonare come trio, come Street Clerks, e abbiamo suonato per un paio d'anni, e poi si è aggiunto Francesco quando abbiamo cominciato a suonare nei corsi un pochino più grandi, e da lì insomma ci sono state varie tappe che poi ci hanno portato nel 2013 a fare X Factor, e da lì a conoscere Ale Cattelan e fare il BCC, e ora siamo arrivati alla quinta stagione, quindi insomma è stato un percorso, si continua. In teoria si continua. No, tra l'altro Francesco è uno dei batteristi che fanno in piedi, ma quest'anno finalmente l'hanno fatto sedere. Esatto. Mi sono fatto sedere io. Ma era un'esigenza scenica, una qualità o una scelta tua? Mai messo a sedere. No, era solo un'esigenza scenica, cioè quella di stare in piedi. Quella di stare a sedere è più un'esigenza di... Che l'età avanza. Non è tanto l'età, è più il fatto che i pezzi nuovi del nuovo disco sono arrangiati da suonare seduti, diciamo, sono un po' più appoggiati. Uso questi gergo un po' da batteristi. E quindi niente, ho detto mi metto a sedere, tutti d'accordo. Sì, tra l'altro, poi parliamo anche del vostro disco. Siete quattro strumenti, quattro voci. Mi ricordate altri quattro molto famosi? Nel senso. Di più. I Blu. Di più. E tra l'altro quello che ho notato nel vostro disco è un sapore di Beatles. C'è quella voglia, quell'idea, quelle cose. Ma a differenza dei Beatles, il batterista canta bene. Dai, non guarda, non diciamo niente su Ringo Starr, che secondo me è un top. C'è la grande battaglia tra chi pensa che sia un pessimo batterista e chi invece pensa che sia un batterista molto originale, in effetti. Io sono un chitarrista, quindi potrei anche non dirlo, però ascoltando i pezzi di Beatles, ogni batteria suona in maniera differente, non fa mai due giri uguali, quindi cioè, voglio dire, sicuramente poi per quell'epoca lì è stato un grandissimo innovatore. Ma questo sapore di Beatles lo sento solo io o ce l'avete dentro anche voi? Noi diciamo siamo molto appassionati ovviamente di Beatles, ma secondo noi tutti dovrebbero essere appassionati. Chi può non essere appassionato? No vabbè, come dire, hanno fatto la storia della musica, dell'arte del Novecento, possiamo dire. E quindi ci piacciono molto, infatti abbiamo fatto il video di Rivolu, che è un tributo ai Beatles, cioè partendo da... Non lo sapevo neanche, cioè partendo dal video di Hey Jude, abbiamo ricreato diciamo la situazione del video di Hey Jude, con anche il presentatore, che c'è all'inizio, si chiama? David Frost. E quindi noi abbiamo chiamato Ale Cattelan invece a presentare, e poi abbiamo fatto una serie di... abbiamo incarnato varie copertine, insomma, degli album dei Beatles. No, aspetto di vederlo con curiosità. Questo per dire, secondo noi i Beatles insomma non vanno dimenticati. Il vostro disco ha un sapore molto Beatles anche negli arrangiamenti, con queste chitarre acustiche, soprattutto diciamo un po'
del, non il primissimo, ma del primo periodo dove la chitarra la faceva veramente da padrone, però è un disco molto solare, quindi si può fare della musica senza essere in depression. Sì, in realtà se ascolti bene i testi... No, i testi, mi stavo dicendo, la contraddizione è che alcuni testi parlano anche di amori finiti, eccetera, nostalgici, però sono sempre molto solari. Sì, dai. Sì, c'è una pena solare sicuramente. Vabbè, anche i Beatles alla fine riuscivano a parlare di qualunque cosa dando quella, insomma, comunque quell'energia positiva. Non lo so, forse è una caratteristica che ci ha un po' sempre contraddistinto, cioè siamo, abbiamo sempre fatto degli spettacoli molto frizzanti, ecco, quindi, insomma. Tendiamo a usare più accordi maggiori di accordi minori. Ecco, che già, che già aiuta. Ma anche la chitarra suonata così, folk, che accompagna molto, tende a essere molto più allegra, cioè è chiaro, sì, che cominci con un pianoforte, metti giù le mani. Comunque diciamo che rispecchia un po' come siamo fatti noi, cioè esatto. In realtà ci facciamo un sacco di segmentali, pensiamo tantissimo alle cose, ci ripensiamo, però è più, diciamo, non ci deprimiamo se non arriviamo a una risposta, ci piace insomma vivere la vita così, e forse nel discorso si capisce che ci piace vivere ironicamente la vita, anche quando non arrivano risposte, quando continua a essere una continua scommessa. E quindi forse il fatto di accettarlo così com'è ha fatto sì che il disco fosse comunque positivo. Cioè 5-6 anni ormai che vi conosciamo, quindi a spanne qualche anno in più che suonate già insieme, siete già durati più dei Beatles. Come si fa ad andare d'accordo così? Solo che loro avevano già fatto... Vabbè, non fare il pignolo, è il pignolo del gruppo lui. Vabbè, effettivamente... È un piccolo dettaglio però quello che ha detto lui. No, bisogna andare meno di quantità e più di qualità, però ovviamente restare così uniti dopo tutto questo tempo, perché noi comunque, hai detto 6 anni, però noi esistiamo da 11 anni. Perché ancora non abbiamo avuto successo, visto quando avremo il successo. Esatto. Vi godrete i soldi litigando. No, dovremmo capire, cioè, se riusciremo a, un po' a contenere i conflitti, perché ovviamente come in qualunque relazione i conflitti ci sono e è bene anche che ci siano, però insomma dipende un po' se a un certo punto non riesci più a gestirli e a mantenere una situazione. Poi non abbiamo ancora incontrato Yoko Ono. Esatto. Ragazzi, io su Yoko Ono ho cambiato idea negli anni. Sì, sì, decisamente. Il primo ascolto del vostro disco è spiazzante, perché abituato a sentirvi fare le cover, poi in realtà suonate 30 secondi, 50 secondi, è difficile identificarvi. Invece al secondo, terzo, quarto ascolto comincia a uscire un'identità vostra, quindi quelli sono gli Street Clubs, al di là della vostra paura di fare qualsiasi cover in 3 secondi. Sì, beh, questo ci fa piacere, perché è una cosa, insomma, che speriamo che prima o poi venga capito, cioè che non facciamo solo canzoni di 15 secondi di altri, e di altri, ma che abbiamo la nostra identità, insomma, i nostri pensieri. Ma anche la vocalità cambia, cioè anche cantando le vostre cose non ho trovato dei riferimenti così riconoscibili. Quando un gruppo, una band fa per tanti anni cover, per forza di cose quando passa i pezzi suoi o scimmiotta le cover che faceva o ha quello stile lì, invece voi non c'entrate proprio niente. Beh, forse secondo me questa però è una roba che ci è sempre venuto naturale fin dall'inizio, cioè siamo partiti come cover band, però ci hanno sempre un po' detto che comunque avevamo il nostro modo di presentare i pezzi. Non abbiamo mai fatto la cover band in senso stretto, nel senso la cover band è proprio una band che prende il pezzo e cerca di eseguirlo esattamente come originale. Noi, diciamo, suonavamo pezzi... Non ci riesce. Sì, probabilmente no, vabbè. Diciamo era più importante per noi scegliere un pezzo che secondo noi era forte, che potesse essere funzionale per lo spettacolo, insomma. E quindi... Anche perché la difficoltà quando si passa dalle cover ai pezzi propri è che tu non solo fai le cover, ma fai i due pezzi migliori di U2, quello migliore di Hendrix, quello migliore di Vasco Rossi, e caspita. Cioè anche per gli artisti originali sono i loro top. Quanto siete stati critici nello scrivere i vostri pezzi? E chi è stato più critico? Quanto si può, cioè, nel senso è... Noi siamo sempre, credo, abbastanza autocritici, nel senso che poi anche ognuno sicuramente scrive un pezzo e poi va vagliato,
tra tutti. Ma chi è il più critico? Di solito, il più preciso? Siamo tutti dei rompi di scatole. Beh, non accontentarsi non è una brutta cosa. No, comunque è una cosa che ho letto anche in un libro di John Lennon, che diceva che fare il suo disco solista in realtà era un grande sollievo, perché invece quando era The Beatles era sottoposto a tutta una serie Ci sono dei video dove c'è Paul McCartney che l'avreste preso a schiaffi. Esatto, sicuro, con tutto l'amore che ho per Paul, l'avreste preso a schiaffi. Sicuramente questa dinamica c'è anche nel nostro gruppo. Ovviamente sono quattro teste ovviamente diverse, e quindi per forza di cose c'è questa dinamica, ma alla fine poi è un conto positivo. Sì, beh, certo, cioè, siete qua intorno al tavolo, le bottiglie sono ancora intere, quindi... E invece chi è la persona più accomodante? Chi è quello che cuce? Per esempio, detto, sempre parlando di Beatles, la cosa particolare di Ringo era che era il collante della band, era la persona che sapeva mettere la parola giusta, infatti era l'amicone un po' di tutti. Chi è fra di voi la persona più accomodante? Chi è che riesce a ricucire quando le cose... Secondo me è Cosimo. Secondo me è Cosimo. Perché parla poco, meno degli altri, sì. Tranquillo. No, non necessariamente, però... No, perché se lascia meno trasportare da... È più saggio. Saggio no, però riesce a rimanere calmo nella situazione, insomma. Fare televisione è qualcosa che cambia la vita. Io ho fatto pochissime cose in televisione, due o tre, e c'è gente a distanza di anni che ancora me lo dice. Ah, ti ho visto quella volta in televisione. Voi avete sentito questa cosa? Qualcuno ha cominciato a guardarvi in maniera differente, anche tra gli amici e i parenti, perché eravate quelli della televisione? O tutto sommato l'avete fatta in maniera così easy? Che... Sicuramente tutti pensano che sei diventato ricco. Grazie. Tutti dicono, ah, vedi, ormai... Paga per tutti. Ormai. Cioè, certo, ormai. Però in realtà... Non è più la TV degli anni 90, sì, diciamo. Questo è vero, questo è vero. In realtà no, diciamo che i nostri amici da quando hanno visto in TV sono lì che ci chiedono quando aprite gli stadi, quando farete questo e quest'altro, quindi in realtà c'è sostegno da questo punto di vista. Sì, sì, c'è sostegno, ovviamente sono cambiate le cose perché insomma ti fermano le persone per strada e comunque la televisione ti dà il messaggio che vuole mandare lei e quindi funzionare al suo spettacolo, quindi tu ti trovi, diciamo, un po' a dove spiegare. Certe persone veramente magari si fanno un'idea che è basata su poche cose, tipo il batterista che suona in piedi perché ha dei problemi, poverino, esatto, è deforme, esatto. Quindi lo obbligano. Comunque sia, nel senso, noi siamo fortunati, diciamo, siamo abbastanza uniti come gruppo, ci si aiuta in questo senso. Penso sia più semplice, diciamo, dal mio punto di vista, gestire la cosa in quattro piuttosto che da solo. Beh, poi avete avuto anche, grazie a Ale Catalan, che parlando di amicizia è veramente una persona che si vede che ci tiene molto a voi, la possibilità di suonare con grandissimi artisti. Vuoi anche 60 secondi, anche un minuto, esatto. Ma Robbie Williams, De Gregori, ma chi? Ma quando? Infatti. No, e poi fra l'altro in quelle occasioni possiamo suonare anche un po' di più. Certo, esatto. Tre minuti, e perché sennò togli il super big e lo fai cantare 60 secondi. Infatti, sì, sì. Chi è che va divertito, cioè, di più di queste persone che non vi aspettavate magari un lato umano diverso piuttosto che... Allora, direi che ci siamo divertiti di più quest'anno perché il format è un po' leggermente cambiato. Se vai a vedere i duetti con Noemi, Emma e Gabi, i pezzi erano degli inediti. C'è più soddisfazione. Scritti da noi insieme agli autori, e questo è più soddisfazione perché ci hai lavorato in un altro modo. E quindi quest'anno è stato un altro tipo di lavoro, un pochino più elaborato. Beh, anche di soddisfazione artisticamente. Esatto, sì. Esatto, di soddisfazione. Per quanto riguarda il nome, tutti Robbie Williams e De Gregori. Vabbè, come so, James Blunt, certo, sì. Ecco, dei nomi che giravano lì per caso. E tra l'altro questa è anche la controprova che fare un talent può servire e vincere non è necessario. Perché comunque vi siete messi in mostra e siete tra i pochi della vostra, l'anno che c'eravate voi, chi ha vinto? Michele Bravi. Ecco, Michele Bravi, che ha una certa carriera, tutti gli altri.
E c'era talento, non è che non ce n'era. Sì, sì, però magari non c'era ancora, non avevano una storia, un percorso. Tante persone vanno dentro X Factor. Quindi è difficile che all'improvviso X Factor ti crei una storia e un... Sì, certo, ti dà una visibilità in poco tempo che mai avevi avuto. Però nel senso, è sempre necessario, diciamo, il lavoro. Prima o dopo, però poi comunque lo devi fare un po' di gavetta, suonare. Beh, per il format televisivo in realtà fa gioco che quello che arrivi sia ancora grezzo, perché è il programma che lo forma. E voi in questo senso, al di là del fatto che è una band è molto difficile che emerga quelle cose, eravate già molto definiti, cioè avevate già una vostra impronta, non siete molto diversi da quelli che eravate 5 anni fa, suonate nella stessa maniera, vi presentate nella stessa maniera, quindi... per voi quel format lì era per tanti aspetti restrittivo, però sì, invece vi siete fatti aiutare. Sì, no, certo, abbiamo sfruttato il programma per quello che... Invece di farvi usare... È stato, sì, ci siamo usati a vicenda. Ecco, ma com'è stato l'incontro con Cattelan? Beh, innanzitutto la prima volta che l'abbiamo visto era... Io almeno non sapevo che ci fosse. Quando abbiamo fatto i provini, siamo scesi dal palco e c'era lui nel backstage. Però non avendo mai visto... non lo sapevo, però forse era il primo o secondo anno che faceva il incontro è stato subito, vabbè, insomma, un ragazzo giovane, abbiamo gusti simili musicalmente, per noi comunque rappresenta, cioè quando lavorava in TV, parlavamo in TV, insomma, e poi anche umanamente, insomma, un modo ironico di vivere la vita, ma comunque è anche molto, cioè, intelligente, sa cosa vuole, e quindi per noi è stato da subito anche un esempio, e poi ci siamo trovati molto bene, insomma. Siete, per chiudere, quante volte vi hanno detto, ma cosa fate qui, andate a cantare all'estero, cioè avete pure quello che canta in inglese? Ce lo dicono abbastanza spesso, però ora siamo in bestia con l'italiano, quindi si segue questa strada. Poi parla l'anglofono, se decidiamo di cambiare strada, si deciderà, non lo so. Tanto poi l'addizione gliela curi tu. Sì, della pronuncia. Canterà lui. Anglo-fiorentino. Facciamo i cori. Ragazzi, intanto grazie, in bocca al lupo, ricordiamo il titolo del disco che non l'abbiamo detto. Com'è andata la rivoluzione? Ci sarebbe da parlare per altre 10 ore di rivoluzione in Italia, però in bocca al lupo, viva gli Street Clerks. Facciamolo vedere, facciamo vedere la nostra, abbiamo una valletta bellissima che si nasconde. Siete voi, Street Clerks. Ciao. Grazie, ciao. Ciao.